e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andremo a vedere insieme come si fa i tarali pugliesi, un aperitivo che vi farà di sicuro comodo in ogni occasione, festa o momento della giornata. Oggi andremo a vedere insieme come si preparano queste delizie pugliesi. Per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina 00 già setacciata, 150 g di vino pugliese, 150 g di olio extravergine di oliva di alta qualità e 10 g di sale. Abbiamo messo la farina in una ciotola e abbiamo fatto un bel buco in mezzo e adesso aggiungiamo piano piano l'olio d'oliva, piano piano. E mescoliamo per bene tutto. Prendiamo poco alla volta dai bordi e aggiungiamo anche il vino. Mescoliamo per bene, sempre raschiettando dai bordi la farina, e infine il nostro sale. Aggiunto esso, continuiamo a mescolare il tutto finché non avremo un composto bello omogeneo. Arrivati a questa consistenza, non ci rimane altro che avvolgere il nostro bel impasto nella pellicola alimentare. Lo avvolgiamo per bene e per benino. Senza lasciare nessuno spiffero d'aria. E fatto ciò, lo prendiamo e lo mettiamo in frigo per almeno un'ora. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto, gli abbiamo tolto la pellicola e ora non ci rimane altro che lavorarlo un pochino per ottenere una consistenza più omogenea. E ora lo tagliamo in due parti in modo da poterlo lavorare meglio successivamente. Lo lavoriamo sempre un pochino e ora, aiutandoci con un mattarello, lo stendiamo per bene. Abbiamo steso il nostro impasto approssimativamente con la forma di un rettangolo e abbiamo tagliato a striscette di mezzo centimetro qualche pezzo di impasto e ora non ci rimane altro che creare i nostri taralli. Li stendiamo un pochino, prendiamo le due estremità e le uniamo fino a formare un cerchietto con le estremità appunto unite. E continuiamo così finché non abbiamo finito il nostro impasto. Mi raccomando ragazzi, fateli quasi tutti della stessa, o almeno cercate della stessa grandezza, perché quando andranno in cottura magari uno si cuoce di più di un altro. Abbiamo disposto tutti i nostri taralli su una bella teglia con carta da forno e ora non ci rimane altro che cuocerli a forno ventilato, 160 gradi per circa 20 minuti, ossia fino alla doratura. Questa è solo una parte dell'impasto, l'altra parte la faremo più tardi. Ma guardate un po' ragazzi come sono venuti i nostri taralli, belli profumati, belli dorati. E ora ne mangio uno insieme a voi. Belli croccanti, buoni, sono proprio di Puglia. E hanno un profumino, una roba inebriante. Sono veramente deliziosi, un aperitivo fantastico. E gli altri stanno cuocendo qui nel forno. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi ci vediamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia. E noi vi diamo un salutone per la prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi!